consigliere comunale, presidente di seggio arrestati a Reggio nell'ambito dell'inchiesta su presunti brogli nelle ultime amministrative, anche 4 defunti fra gli elettori. Presidente della società di virologia Arnaldo Caruso rassicura: il vaccino anti-Covid efficace e sicuro. Prima paziente dimessa dall'ospedale da Campo di Cosenza, la donna è guarita dal Covid dopo 32 giorni, commossa ha ringraziato i militari. Cosenza è la provincia calabrese per migliore qualità della vita, si colloca all'86esimo posto della classifica del Sole 24 Ore, fanalino di coda Crotone alla 107esima posizione. Buonasera da Anna Franchino, ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Lo avete visto dai titoli, parliamo di cronaca in apertura perché consiglieri comunali e un presidente di seggio sono stati arrestati a Reggio Calabria nell'ambito di un'inchiesta su presunti brogli nelle ultime amministrative, anche 4 defunti, pensate un po', fra gli elettori. Un numero davvero elevato di duplicati di certificati elettorali. Da questo particolare è partita l'indagine della polizia che, coordinata dalla Procura di Reggio Calabria, ha accertato che almeno un centinaio di persone, soprattutto anziane, risultavano aver votato, ma in realtà non si erano mai recate alle urne. Un consigliere comunale, Antonino Castorina, del PD, e il presidente di un seggio, Carmelo Giustra, sono finiti agli arresti domiciliari. Il falso riguarda diverse sezioni e ci sono anche altri indagati. Un primo risultato investigativo che è dato dall'accertamento di operato su 100 certificati, duplicati di certificati, e su quanti di questi soggetti erano andati a votare. E subito sono emerse una serie di particolarità. Intanto, dicevo prima, abbiamo rilevato che l'indagato Castorina aveva richiesto e ottenuto dagli accertamenti svolti personalmente o attraverso i soggetti a lui collegati, un numero rilevantissimo di duplicati certificati. Tra chi ha votato risultano anche 4 persone decedute e una che vive all'estero e non torna in Italia da anni. Si è scoperto che era stato messo in atto un complesso meccanismo. All'interno del seggio le tessere elettorali venivano associate a cittadini identificati non tramite documenti, ma per conoscenza personale. A volte venivano invece inseriti nei registri dei votanti numeri di documenti identificativi falsi. Il procuratore di Reggio Calabria fa comunque anche delle importanti precisazioni. Questa non è un'indagine sulle elezioni, questa è un'indagine su alcuni fatti reato accertati in quanto commessi in occasione delle elezioni amministrative di Reggio Calabria. Dobbiamo essere chiari su questo. La validità delle elezioni non sembra dunque a rischio. Ricordiamo che dopo il turno di ballottaggio è stato riconfermato il sindaco uscente Giuseppe Falcomatà del PD. E intanto il consigliere Castorina sarà sospeso dal Consiglio Comunale, lo annuncia il sindaco di Reggio Giuseppe Falcomatà, che in una dichiarazione parla di giornata triste per la città. Una giornata triste per la città di Reggio Calabria. Personalmente sono molto addolorato. Le parole del sindaco Giuseppe Falcomatà sull'indagine condotta dalla Procura della città dello Stretto sul primo turno delle scorse elezioni amministrative. Spero sia fatta piena luce, aggiunge il primo cittadino, precisando come l'inchiesta focalizzi singoli fatti e circostanze che, stando a quanto si è appreso dalle dichiarazioni degli inquirenti, riguarderebbero alcuni seggi, ma precisamente non si riferisce in alcun modo all'impianto amministrativo delle elezioni. Ho piena fiducia nella magistratura e negli organismi inquirenti, sottolinea Falcomatà, e spero che si possa fare luce al più presto su questa vicenda. Non è una frase di circostanza, conclude. Credo realmente che il lavoro prodotto dalla Procura sia a tutela di tutti e spero che le persone coinvolte, a cominciare dal consigliere Castorina, siano in grado di dimostrare la propria estraneità rispetto a le accuse contestate, ma intanto è chiaro fin da subito sarà sospeso dal Consiglio e dovrà lasciare ogni altro incarico. Tante le reazioni a questa operazione, ma
C'è una nota che scrivono appunto i consiglieri di maggioranza al Comune di Reggio Calabria in replica a quanto affermato dai coordinamenti cittadini di Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega e dicono non accettiamo strumentalizzazioni né lezioni di legalità da chi ha distrutto la città lasciando montagne di debiti che ancora oggi siamo costretti a pagare. Le accuse del centrodestra che tentano di gettare fumo negli occhi dei cittadini sono gravi e offensive. Offensive. Le circostanze sollevate dalla Procura, è detto nella nota, riguardano fatti specifici e assolutamente circostanziati, peraltro ancora da accertare, sui quali abbiamo chiesto venga fatta piena luce, perché è interesse di tutti che siano chiarite eventuali responsabilità, ma i fatti afferenti la condotta di una persona, che andranno valutati anche alla luce di eventuali risultanze processuali, non possono recare danno ad un'intera città né mettere in discussione i riscontri di una tornata elettorale che ha consegnato un risultato chiaro e forte. Il popolo reggino ha bocciato la proposta politica della destra e ha premiato la necessità di continuare l'esperienza amministrativa guidata dal sindaco e dall'intera amministrazione, che quindi devono proseguire con maggiore forza e vigore l'azione amministrativa di governo a servizio della città. I profili sui quali la Procura ha indagato, è detto ancora nella nota, hanno già prodotto la sospensione del consigliere Castorina, che auspichiamo possa dimostrare la sua innocenza e la totale estraneità alle circostanze, ma ciò non può in alcun modo dare adito alle infamanti accuse sollevate dalle forze politiche di destra che rispediamo al mittente senza alcun tentennamento. Adesso invece parliamo di coronavirus perché il presidente della Società di Virologia Arnaldo Caruso rassicura, parla del vaccino e dice è efficace e sicuro. Nel corso dell'ultimo congresso dei virologi italiani è emerso che il vaccino anti-Covid è efficace e sicuro e salverà il prossimo inverno. A sottolineare questa affermazione è il professor Arnaldo Caruso, presidente della Società di Virologia Italiana, che sentite cosa ci dice? Confermo appieno perché dal punto di vista pratico è uscita una pubblicazione proprio sull'argomento sulla più prestigiosa rivista internazionale di medicina, il New England Journal of Medicine, che fa vedere come questo vaccino sia innovativo, qualcosa di meraviglioso, quasi da premio Nobel probabilmente per chi lo ha ideato e costruito. E l'efficacia è oltre il 95% e poche e pochi effetti collaterali che sono tipici di qualunque vaccino, per cui diciamo che al momento un'efficacia talmente alta con un vaccino innovativo che completamente stravolge un po' quelli che sono i canoni della vaccinazione fino ad oggi ottenuti, cioè quindi un vaccino più efficace del passato e più probabilmente duraturo nel tempo, lascia pensare che tutti noi dobbiamo assolutamente effettuarlo in modo da essere finalmente liberati da questo problema della pandemia. Dovrebbe partire tutto da metà gennaio in poi. E non è escluso che qualcosa si possa fare anche prima dal punto di vista solo dimostrativo, ma quello che si sta pianificando è una vaccinazione che possa concludersi per tutta la popolazione a rischio italiana entro l'estate, in modo da essere pronti e già protetti dalla prossima ondata del virus che ovviamente, come tutti i virus respiratori, avverrà nell'autunno del 2021. Il Comitato Tecnico Scientifico ha chiesto a Conte misure più rigide per le vacanze natalizie alla luce di questi ultimi giorni di affollamento in molte città italiane, decisive da qui in avanti, secondo il professor Caruso, le misure di prevenzione. D'accordissimo, io ero di quelli che diceva di lasciare libera la gente di potersi finalmente rilassare, divertire, essere in famiglia, passare un Natale sereno, però purtroppo le scene che abbiamo visto di corsa all'acquisto, corsa al passeggio e assembramenti incredibili lasciano pensare che rischiamo veramente grosso. E rischiare grosso in questi momenti significa arrivare a gennaio con una nuova ondata di gente infetta e quindi gli ospedali pieni, cioè in una nuova emergenza che lascerebbe tutti quanti noi talmente impegnati in questo ambito da poter mettere in difficoltà anche il piano vaccinale. Quindi,
Dobbiamo cercare di correre ripari e l'italiano purtroppo mostra ancora una volta di aver bisogno di leggi rigide perché l'autocontrollo, l'autodisciplina non è il suo forte. 1.000 telefonate al giorno, 20 operatori fra medici e infermieri professionali neoassunti sono i numeri del COT, la centrale operativa territoriale dell'ASP di Cosenza, centralini presi d'assalto soprattutto per prenotare o avere anche l'esito dei tamponi. Di sintomi, ok, me li dici tutti, data insorgenza sintomi, più o meno mi ha spiegato com'è andata, luogo di esposizione, non ne ha la più pallida idea perché comunque siete stati a casa. Di telefonate come queste ne arrivano ogni giorno circa 1.000. Siamo nella centrale operativa territoriale di Cosenza, allestita nei locali di Serra Spiga. Qui si comunica l'esito dei tamponi. I tempi di attesa si sono ridotti rispetto a novembre. Si sono sensibilmente ridotti i tempi di attesa per quanto concerne quelli che sono gli esiti dei referti dei tamponi. Adesso sono arrivati intorno alle 72 ore, quindi nel giro di 3 giorni lavorativi alla centrale operativa vengono comunicati ovviamente dai laboratori che processano i tamponi i risultati. Il servizio attivo da circa un mese conta su 20 tra medici e infermieri professionali neoassunti. Si lavora 7 giorni su 7, si resterà operativi anche a Natale, eppure chi chiama non sempre trova libero. Assolutamente vero, bisogna precisare che la centrale operativa territoriale gestisce tutta l'intera azienda sanitaria provinciale, quindi tutto il territorio. In queste telefonate appunto vengono effettuate delle richieste che sono le richieste di nuovi tamponi piuttosto che gli esiti dei referti e prontamente i miei colleghi medici piuttosto che infermieri provvedono tempestivamente a dirottare ai vari referenti dei distretti quelle che sono le richieste. Quindi un'ottima organizzazione, grazie ai medici USCA, i medici della Protezione Civile. I numeri di telefono a disposizione sono due. Uno, lo 0984 83 55 83, destinato alle richieste dei cittadini dell'azienda sanitaria provinciale di Cosenza. E in più è stato allestito anche un altro numero, allo 0984 83 55 66, rivolto ai medici di medicina generale. Quindi ci contattano i medici di medicina generale che hanno necessità di far eseguire tamponi a domicilio ai loro assistiti piuttosto che visite domiciliari a loro assistiti. La terza ondata ci sarà? La terza ondata prevista per il mese di febbraio sarà sicuramente peggiore rispetto alle due precedenti. Noi siamo pronti ad affrontare l'emergenza legata al Covid-19. Chiediamo ovviamente l'ausilio della popolazione con un comportamento più responsabile. Parliamo ancora di Covid perché c'è la prima guarita dimessa dall'ospedale da campo di Vaiolise a Cosenza. La donna di Rose ha riabbracciato i propri cari dopo 32 giorni di isolamento. L'intero nucleo familiare era stato contagiato dal virus, ma solo la donna ha avuto sintomi gravi che l'hanno portata al ricovero prima all'Annunziata di Cosenza e poi a Vaiolise all'ospedale da campo. Noi eravamo lì proprio il giorno delle sue dimissioni. Eccola mentre scende dall'ambulanza per riabbracciare la figlia nella tenda allestita vicino l'ingresso dell'ospedale da campo. Non possiamo mostrarvi la loro gioia e commozione nel rivedersi dopo 32 giorni, ma siamo certi che da oggi per la prima paziente dimessa dall'ospedale da campo di Vaiolise a Cosenza è uno dei giorni più belli della propria vita. Torna a casa dopo 32 giorni di degenza cominciata all'ospedale dell'Annunziata e le emozioni non possono che essere forti. Io dico che sono stata male. Se Dio vuole, Gesù mi ha aiutato e loro mi hanno aiutato tutte, queste eroi, tutte quelle dell'ospedale, dell'esercito, tutte. Non mi hanno lasciato un momento. Che mi hanno aiutato veramente tutto e io ringrazio a tutte che hanno fatto di più. Una casa, se Dio vuole, mi hanno mandato a casa, che io sto meglio e auguro un Santo Natale a tutte e spero che mi ripiglio come era prima, che a me mi mancano un po' di forze, se no
grazie a Dio sto bene. Che emozione ha provato quando ha rivisto sua figlia dopo tanti giorni? Sì, ho trovato un po' di lacrimuccio che è asciutto, però sono contenta che l'ho vista dopo mesi e giorni che non l'avevo vista. Anche mio genero, i miei nipotini non l'ho vista, ma vai a casa e l'abbraccio tutte. Un'esperienza negativa che si è chiusa bene per la famiglia di Rose contagiata dal virus. Anche la figlia della paziente conferma il buon lavoro fatto dalla sanità cosentina e militare. Siamo davvero felicissimi, è stato un periodo un po' particolare, però io dico sempre con l'aiuto di Dio ce l'abbiamo fatta. Grazie davvero a tutti i medici, grazie all'esercito, perché poi ecco, è stata benissimo qui da loro, l'hanno trattata davvero benissimo e si è sentita a casa fin dal primo momento. Quindi io non so che dire solo grazie forse è poco, però ecco, è un'emozione bellissima, ecco, vedere adesso mia madre che uscirà sana e salva, ecco. Una storia a lieto fine, coronata da un abbraccio nella tenda dell'esercito e da una dichiarazione d'amore da figlia a madre. Che le voglio un sacco di bene, glielo dico sempre ma glielo dirò ancora. Vediamo invece quali sono i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dal Dipartimento Tutela della Salute. In calo il numero dei nuovi contagiati in Calabria e a fronte anche di un minor numero di tamponi. Diminuisce seppur di poco il numero delle vittime dei contagi in Calabria. Nelle ultime 24 ore sono 166 nuovi positivi, mentre sono 1.551 i tamponi eseguiti. Le persone risultate positive al coronavirus dall'inizio della pandemia sono in totale 19.962, quelle negative 365.814. I casi confermati oggi sono così suddivisi: 26 a Cosenza, 17 a Catanzaro, 11 a Crotone, 15 a Vibo Valentia e 91 a Reggio Calabria. Diminuiscono i ricoveri ospedalieri sia alla luce dei decessi che del numero di guariti. Sono 346 in reparto, mentre 21 in terapia intensiva, 4 in totale i decessi di oggi, così suddivisi: uno nel Cosentino, uno nel Crotonese e 2 nel Reggino. Ed ora parliamo di test per scoprire se si è positivi. C'è un nuovo trovato per appunto sapere se si è contagiati, ce lo spiega un medico di Soveria, Ivan Potente. Test nuovo e più conveniente, che potrebbe dare risposte in breve tempo e che ha la stessa affidabilità dei test molecolari. Nell'ambito della mia attività sindacale mi sono permesso di sollevare questo tipo di problema. Attualmente la diagnostica si fonda quasi esclusivamente sui test rapidi e sui test di biologia molecolare. E naturalmente il progresso ci ha portato ad avere dei test marcati CEE che possono ricercare l'antigene in maniera, diciamo, strutturalmente più rapida attraverso il parco tecnologico esistente in molti ospedali della regione, e che costano una media di circa 5 euro a test, quindi con un notevole risparmio. Si aggiunga a ciò il fatto che i sistemi di questo tipo sono in grado di processare 130 campioni l'ora in media. Quindi capisce bene che il tracciamento sarebbe sicuro, efficace, quasi inevitabile da questo punto di vista, perché processare 130 campioni l'ora significa veramente avere una capacità di risposta rispetto alla richiesta diagnostica effettivamente molto elevata. Ribadisco, questi test sono marcati CE e la tecnologia che usano è la stessa tecnologia che con la quale facciamo diagnosi di epatite B piuttosto che di epatite C o di HIV, per cui non ci sono, diciamo, dati che possono contrastare questo tipo di accesso, e oltretutto questi stessi test hanno una concordanza provata dagli studi che sono stati presentati con la biologia molecolare del 98,9%. Mi permetto di dire quasi la stessa cosa. Ma come mai non si è fatto nulla per assumere questo tipo di iniziativa, percorrendo questa via magari anche attraverso la regione? Ho scritto a suo tempo al generale Cotticelli, che era, diciamo, fino a poco tempo fa il commissario ad acta, attraverso di lui al soggetto attuatore per il piano Covid in Calabria, senza ricevere alcuna risposta. Quindi mi permetto ancora una volta di sollecitare
la regione a prendere una posizione, perché non si capisce perché non si possono utilizzare questo tipo di test che sono rapidi, economici e assolutamente affidabili. E si continua a percorrere una strada che ci fa perdere molti dati. Ma come funziona e chi è in grado di effettuarli? Guardi, la tecnologia che usa, che sta alla base di questo tipo di test, è diffusa un po' dappertutto. Ce l'abbiamo nell'ASP di Catanzaro in più ospedali, nell'ASP di Cosenza in più ospedali, mi viene in mente Castrovillari, per esempio, che ha questo tipo di tecnologia, nell'ASP di Reggio uguale, quindi in breve si potrebbe avere una capacità di risposta diffusa rispetto alla richiesta diagnostica elevatissima, ripeto, con un indice di affidabilità che concorda con la biologia molecolare nel 98,9% dei casi. E c'è apprensione invece a Catanzaro per il focolaio all'interno di una delle strutture della Fondazione Betania. 42 fra ospiti e operatori sono risultati positivi al Covid. Preoccupa il contagio all'interno di una delle strutture della Fondazione Betania di Catanzaro, realtà impegnata nei servizi sanitari, socioassistenziali di prossimità. Nella sola struttura Mimosa, nel quartiere Santa Maria, 42 le persone risultate positive al virus, 31 ospiti e 11 operatori. L'allarme era scattato nel pomeriggio di mercoledì scorso, quando due anziani avevano iniziato a manifestare i primi sintomi compatibili con l'infezione da Covid. Immediatamente il management ha disposto una campagna di screening attraverso i test rapidi ed oggi, con il supporto dell'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, al via i tamponi molecolari per accertare i numeri del contagio. Ad essere colpita dal coronavirus è stata la casa protetta per anziani, all'interno della quale sono stati isolati i pazienti infetti che non presentano una patologia severa. Gli operatori, tutti asintomatici, invece si trovano in isolamento domiciliare. Parliamo invece adesso di Covid e scuola, perché al TAR della Calabria ha accolto un ulteriore ricorso di alcune mamme, questa volta di Vibo Valentia, che sospendendo appunto la recente ordinanza del sindaco Maria Limardo con la quale si disponeva fino al 22 dicembre la chiusura delle scuole fino alla prima media sulla base dei dati epidemiologici e su suggerimento del Dipartimento Prevenzione dell'ASP. I genitori degli alunni, dopo aver costituito appunto un comitato, avevano fatto ricorso al TAR, così come è successo in tante altre città della Calabria. Intanto arrende, gli alunni sono tornati sui banchi anche qui, ma non tutti. Alcuni hanno disertato le lezioni per decisione dei genitori contro la sentenza del TAR, che appunto anche qui ha revocato nei giorni scorsi l'ordinanza di sospensione emessa dal sindaco Marcello Matti. Il TAR ha fatto suonare la campanella nelle scuole di Rende, ma non tutti l'hanno voluta ascoltare. Un déjà vu per gli alunni e le famiglie, un nuovo primo giorno di scuola in presenza, dopo che i giudici amministrativi hanno annullato l'ordinanza del sindaco Marcello Manna, che aveva sospeso le attività didattiche nelle aule delle scuole dell'infanzia, nelle primarie e delle secondarie di primo grado, dal 9 al 22 dicembre, rimandando l'apertura al 2021. Altissima la percentuale di assenze registrata negli istituti della città del Campagnano, il picco, 67%, nella scuola dell'infanzia Campi da Tennis, il 60%, in quella macchia di Bosco, 47% nel turno antimeridiano della secondaria di primo grado De Coubertin e il 36,4% di assenti invece alla primaria Stancati. Segnale evidente che la maggior parte delle famiglie non ha condiviso la mossa dei ricorrenti, astenendosi dal mandare i figli a scuola o probabilmente cedendo soltanto per non accumulare assenze. Analoghi provvedimenti di chiusura sono stati annullati a Paola e Corigliano Rossano, mentre domani riapriranno tutti gli istituti scolastici di Crotone, dalla prima elementare alla prima media. Anche qui il TAR ha accolto il ricorso con il quale 25 genitori hanno chiesto la sospensione del provvedimento emesso dal sindaco Vincenzo Voce, che anche in questo caso aveva rimandato l'avvio dell'attività didattica in presenza al 7 gennaio 2021. C'è un'altra notizia che arriva sempre per quanto riguarda la scuola, per il TAR, che ha accolto anche qui il ricorso presentato da 14 genitori di Castrolibero in provincia di Cosenza contro la chiusura delle scuole decisa dall'amministrazione comunale. A decidere per la sospensione delle attività didattiche nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo livello era stato il sindaco Giovanni Greco. L'ordinanza era stata adottata dopo aver sentito la dirigente scolastica e motivata
motivata tenuto conto delle assenze registrate fra gli studenti e il personale docente che non favoriscono la buona riuscita della didattica in presenza. Quindi anche a Castrolibero domani si tornerà a scuola. E Cosenza è la provincia calabrese per migliore qualità della vita, si colloca all'86esimo posto della classifica del Sole 24 Ore, mentre il fanalino di coda è Crotone alla 107esima posizione. Come misurare la qualità della vita nell'anno della pandemia caratterizzato da contagi, crisi economica e lockdown? L'ultima indagine del Sole 24 Ore sul benessere dei territori parte proprio da questo interrogativo e così sono stati analizzati 90 indicatori, 25 dei quali dedicati all'impatto del coronavirus su economia e società. E così, mentre sul podio c'è Bologna, Crotone è fanalino di coda, la provincia pitagorica è la 107esima, ma le province calabresi sono tutte in fondo alla classifica, anche se in Calabria brilla solo Cosenza, che si colloca all'86esimo posto e recupera 10 posizioni. La provincia Abruzzo dunque si piazza meglio rispetto alle altre, a seguire Reggio Calabria 95esima, Catanzaro 102esima e Vibo alla 104esima posizione. La pandemia dunque ha impattato in modo differente sui territori. I 90 indicatori sono suddivisi in 6 macrocategorie: ricchezze e consumi, affari e lavoro, ambiente e servizi, demografia e salute, giustizia e sicurezza e cultura e tempo libero. Per misurare l'emergenza sanitaria in corso è stato poi inserito tra i parametri l'indice dei casi Covid rilevati ogni 1000 abitanti, un parametro che si è deciso di pesare doppio proprio per testimoniare come la diffusione dei contagi abbia esercitato una pressione differente sui sistemi sanitari, sulle vite e sulla quotidianità delle persone. Adesso ci spostiamo a Cassano allo Ionio, dove si è registrata paura ma nessun danno alle persone. Un enorme masso si è staccato da un costone roccioso in via Grotta dell'Arena in pieno centro, precipitando poi in direzione di alcune abitazioni sottostanti. Solo un'autovettura e un pollaio sono andati completamente distrutti. Questa che vedete è una parte di un costone del massiccio che si trova nel borgo antico di Cassano, che è venuto giù. Un forte boato ha squarciato il silenzio ed ecco cos'è accaduto: un pezzo del costone si è staccato dal massiccio che fiancheggia alcune case, crollando su alcune costruzioni adiacenti. Tanta paura, ma per fortuna non si registrano feriti, ma solo danni alle cose. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri, polizia municipale e vigili del fuoco, che hanno transennato e fatto sgomberare l'area per valutare i danni e la tenuta strutturale del costone e delle costruzioni colpite. Ancora la cronaca: sono 7 i rinvii a giudizio disposti nell'ambito del processo sulla presunta illecita gestione dei fondi regionali da destinare al teatro. Le accuse contestate sono turbata libertà degli incanti con riguardo all'assegnazione del contributo per la realizzazione di iniziative culturali da finanziare nell'anno 2016 nell'ambito della selezione indetta dal Dipartimento regionale Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Culture, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente in relazione all'affidamento da parte del Dipartimento regionale nell'anno 2017 di contributi gravanti sul Fondo Unico Cultura. Le parti civili ammesse sono la Regione Calabria e le associazioni Officina Teatrale e Dracma. Entrambe le associazioni sono state rappresentate dall'avvocato Gigliotti, che avevano annunciato la presunta mala gestione dei fondi del teatro da parte della Regione Calabria. Adesso vediamo come hanno chiuso le borse. Le borse europee chiudono in territorio positivo in scia alle buone notizie sul vaccino. Oggi ha infatti preso il via la distribuzione delle prime dosi del farmaco Pfizer-BioNTech negli USA, dopo il via libero della FDA. Nei prossimi 2 giorni l'attenzione si sposterà sulla riunione della Fed, da cui si attendono aggiornamenti sugli acquisti di titoli. Nel vecchio continente il sentiment beneficia soprattutto dell'estensione delle trattative sulla Brexit, riflettori puntati anche sulle banche, con le autorità europee pronte a introdurre un tetto ai dividendi fino a settembre 2021, consentendo al tempo stesso alle banche più solide di pagare cedole fino al 20-25% dei profitti. Notizie incoraggianti anche sul fronte macro, con i dati sulla produzione industriale dell'Eurozona in progresso del 2,1% mensile ad ottobre rispetto al mese precedente, anche se il confronto anno su anno rimane negativo a meno 3,8%.
Così il FTSE MIB di Milano termina in progresso a più 0,3%, il CAC 40 di Parigi a più 0,4%, l'IBEX 35 di Madrid a più 1,1% e il DAX di Francoforte a più 0,8%. Debole il FTSE 100 di Londra, frenato dall'apprezzamento della sterlina, che chiude a meno 0,2%. Oltreoceano avanzano il Dow Jones a più 0,3%, l'S&P 500 a più 0,4%, il Nasdaq a più 1,1%. Sul Forex l'euro dollaro avanza leggermente a 1,214, mentre il cambio tra il biglietto verde e lo yen torna in area a 104. Tra le materie prime hanno invertito la rotta le quotazioni del greggio, con il Brent a meno 0,5% a $49.7 e il VTI a meno 0,7% a $46.2. Sull'obbligazionario il BTP Bund si attesta a 116 punti base, con il rendimento del decennale italiano allo 0,55%. Tornando a Piazza Affari, fra le aziende a maggior capitalizzazione, gli acquisti premiano Azimut a più 2,5% e Interpump a più 2,1%, mentre crolla Atlantia a meno 6,2%. In scia alle indiscrezioni, secondo cui l'offerta di CDP valuterebbe Aspi solo 7,5 miliardi. Grazie e buon proseguimento di serata da Market Insight. E chiudiamo con le previsioni del tempo. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. In arrivo una parentesi anticiclonica sulla nostra regione grazie ad un promontorio di alta pressione in risalita dal Nord Africa. Spazio quindi a giornate soleggiate, almeno fino a metà settimana, con la sola presenza a tratti di nubi stratiformi. Domani cielo generalmente sereno o poco nuvoloso per passaggio di velature nel corso della giornata. Temperature generalmente stazionarie, fredde di notte nelle valli interne, piacevoli durante le ore centrali della giornata. Domani venti deboli, direzione variabile, in prevalenza dai quadranti settentrionali sul settore ionico del Basso Cosentino e Crotonese, i mari saranno poco mossi, calmo o quasi calmo il Golfo di Taranto. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.com e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci.